Allora, buongiorno. Dunque, vi presento quello che per adesso è un progetto di ricerca, in realtà è un'idea progettuale che dunque dovrebbe prendere in considerazione l'analisi di contenuti geolocalizzati basati sul principio del Semantic Web. L'idea viene dal centro di eccellenza MIC dell'Università di Firenze. Dunque, che cosa sono le due parole difficili che ho usato nel titolo? Intanto un meme è l'equivalente mentale del gene, quindi è un'unità concettuale singola che rappresenta appunto un'idea e che viene trasmessa all'interno di una rete di menti con qualsiasi tipo di forma di comunicazione. Che cos'è lo Zeitgeist? Lo Zeitgeist è una parola che abbiamo utilizzata da Google da tantissimo tempo e una parola tedesca che significa la rappresentazione dello spirito dei tempi. Adesso, se immaginiamo un flusso di meme che vengono condivisi in real time, quindi sul real time web, e vengono analizzati secondo la loro struttura semantica, non soltanto per il contenuto, ma anche per la loro localizzazione geografica, a questo punto abbiamo sostanzialmente uno strumento di analisi che in qualche maniera potrebbe permettere la previsione di flussi di dati, quindi diciamo la previsione del futuro. In qualche maniera per i fanatici di fantascienza è la realizzazione di quella che Asimov chiama la psicostoria nel suo ciclo della fondazione. È fantascienza? No, non è fantascienza. Cito di solito il nome è data mining attivo, cito Luca De Biasi, che prima c'era, un blog, un post di settembre adesso, dice: si scopre che le Poste Italiane, come del resto Telecom Italia, sono interessate a sviluppare prodotti da offrire alle aziende con sistemi di raccolta di dati attivi. Da Read Write Web, un post di 15 giorni fa che parla più o meno di una cosa molto simile. Quindi conversazioni live che parlano di te. Crimson Hexagon invece è una startup che è già in funzione e che fa specifici analisi di marketing simili a quelle che stiamo proponendo. L'analisi della concorrenza è abbastanza semplice da fare. Prendiamo come riferimento il mercato social network. Twitterverse è un'immagine che girava su internet pochi mesi fa e rappresenta più o meno tutte le realtà collegate al real time web, e si vede che di fatto non c'è quasi nessuno, anzi non c'è nessuno che in questo istante sta utilizzando semantic web insieme alla geolocalizzazione. Come funziona? Allora, come funziona? Per adesso è stata fatta soltanto proprio una piccolissima indagine di test per verificare la realizzabilità del progetto. Si va a pescare l'aggiornamento dei feed, che possono essere friend feed, Twitter e via dicendo, si fa un clustering dei concetti e dove è possibile si cerca anche di geolocalizzarli. Twitter in particolare permette la geolocalizzazione, quindi si tira fuori concetti, geolocalizzazione, ma anche volendo parole chiave tipo sono atterrato a Heathrow, sono in partenza per e via dicendo. Quindi si va a fare un'analisi esclusivamente dal contenuto concettuale presente nel meme. Volendo riassumere quello che fare un progetto di ricerca un po' più ampio, faccia semantica o dei contenuti che girano sui social network. Esatto. No, ma ho solo riassunto, diciamo, quello che ho capito io, che è un progetto di ricerca che vogliono ampliare su un'analisi semantica di quello che accade sui social semantica network. Semantica geolocalizzata. Semantica geolocalizzata, certo, l'altro aspetto. Che mi sembra sul Wired di maggio, mi sembra, c'era una mappa abbastanza simile che faceva l'analisi dello spostamento della swine flu all'interno del clustering Twitter,
questo è un esempio buono di quello che può andare a fare. Grazie.